Bentornati, bentrovati tutti, siamo noi. Siamo arrivati al venerdì, ultimo giorno della settimana, e alla nostra rubrica dedicata alle gioie e anche qualche volta alle fatiche della vita di coppia, della vita matrimoniale. E oggi vogliamo portare qui, mettere sul tappeto una domanda interessante. Cioè, resiste, può durare tutta la vita quell'amore che è nato prestissimo, addirittura tra i banchi di scuola? Cercheremo di dare una risposta a questa domanda, domanda che ci ha posto però uno di voi, Fabrizio. Fabrizio ci ha scritto da Bologna per raccontarci un po' della sua vita, perché lui il suo grande amore lo ha conosciuto quando faceva la terza media, lei frequentava la prima media, poi si sono ritrovati al liceo, hanno cominciato a frequentare la stessa scuola, stessi compagni, trascorrevano tanti giorni anche di vacanza insieme con le rispettive famiglie, si sono innamorati, è nato un progetto di vita condivisa ed è venuto naturale ritrovarsi sposati a 25 anni già con un bambino, e tutto è andato benissimo finché però lui ci scrive è cambiato qualcosa, perché lui si è sentito preso da sentimenti contrastanti nei confronti della moglie. Quella complicità che hanno sempre avuto ha cominciato ad andargli un pochino stretta, ha cominciato a sentire il desiderio di percorrere strade nuove, ha cominciato a sentire con una sorta di frustrazione il fatto che sua moglie sappia poi tutto di lui, conosca tutto di lui, possa terminare ogni frase che lui comincia, ha la sensazione che non potrà più sorprenderla, e così un giorno ha deciso di abbandonare, bene sì, il tetto di casa, la moglie e il figlio, di prendersi un momento di riflessione. Dopo un po' si è reso conto che in realtà il suo cuore batte in quella casa che ha lasciato, che tutto quello che desidera è vivere la sua vita accanto a quella moglie, accanto a quel figlio, ma non sa come fare, non sa come riconquistare sua moglie, non sa se quello che ha provato è normale, e soprattutto si chiede, domanda a noi, se è normale che sua moglie non abbia provato le stesse cose. Allora, ci pone Fabrizio delle questioni complesse che io come al solito giro, so che non ci deluderà, ad Antonio Fatigati, ben arrivato. Grazie. Antonio, teologo, diacono permanente della diocesi di Milano, lo sapete, svolge la sua attività di esperto in tematiche familiari, lui stesso è un padre, è un compagno di vita, quindi questo gli dà una grande autorevolezza. Comunque svolge tutto questo presso la comunità pastorale San Francesco d'Assisi a Monza, e ben arrivato. Grazie. E ben arrivati anche Diana Ronca e Claudio De Bartolomeis. Grazie. Sono una coppia, grazie, nella vita di tutti, sì, i giorni, anche nella vita professionale, sono due musicisti, e io da voi parto, dalla bellezza della musica, no? Sì. Scherzo, ci arriveremo. Diana, quando vi siete conosciuti e in che modo, quanto tempo fa? Noi ci siamo conosciuti, e adesso lui ricorderà tutte le date perfettamente, non credo, però il 17 aprile sono 35 anni che stiamo insieme, quindi ci siamo conosciuti 35 anni fa, io frequentavo un istituto scolastico in cui c'era una sua amica anche, non sapevamo di averla in comune. Angela, la salutiamo. E loro avevano fatto un bel patto, insomma, così si capisce subito con chi state, sì, avendo a che fare. Praticamente eravamo in classe 32 ragazze. E lei gli aveva promesso di presentargliele tutte una per volta, insomma, questo era il patto, cioè, che avevano fatto. Consapevole anche della difficoltà, sì, della sfida. Poi è arrivata lei, ma il bello è che prima di farmi conoscere lei, me ne ha presentate una trentina più o meno, quindi eravamo quasi ha alla tenuto fine. Il più bello verso la fine. Esatto, infatti quando ho incontrato lei una domenica mattina ho detto, scusami Angela, tu adesso mi presenti Diana, che sbadata, ti devo dire la verità, io mi ero proprio dimenticato che c'era anche questa mia amica, te la presento. Ah, io so che sua moglie, che Diana, si è presa una rivalsa, perché dice che questa parte lei non sa. No, io non lo ricordo assolutamente. La rimossa, sì. Lei si ricorda un altro momento. Poi mi ricordo che casualmente c'è questo amico, noi ridiamo, però questo loro amico comune sempre si ruppe tutte e due le gambe e quindi era in ospedale, e questa mia amica mi disse, Diana, io vado a trovarlo, io non lo conoscevo, mi vuoi accompagnare? E lì c'era anche lui, quindi ci siamo rivisti e lì avete cominciato e lì a frequentarsi. Siamo, sì, il colpo di fulmine c'è stato subito per me. Quella lei prima si è innamorata volta che pian lei piano. Ha rimosso o la seconda? No, la prima volta, la prima volta io l'ho subito, sai, quando l'ho puntata. Lei invece non si ricorda, quindi poi piano piano lei invece la poi sta dopo... sta facendo scontare questa cosa che l'amica l'aveva riservata alla fine, insomma, va bene Diana. Senta Diana, ma il desiderio di sposarvi proprio, di cominciare una vita insieme, perché io capisco che insomma il primo ragazzo serio è stato Claudio. No, è stato proprio il primo ragazzo in assoluto, io non ho mai avuto un fidanzato a parte lui, insomma, mai baciato un altro ragazzo, lo so che forse è da studiare, questa... poi la sottoporremo...
insomma, perdonami, no. Lei, Claudio, non ci dica adesso che ne ha avuto un'utilità, perché la facciamo alzare, eh? Voglio dirti solo questo, una donna così non si sposa una sola volta, ma 100 volte. Che bella cosa, so che lei in qualche modo l'ha fatto, ma un po' di, io voglio dire, un po' di spavento di fronte alla responsabilità di dire con il primo ragazzo tutta la vita insieme, perché vi siete sposati, se non sbaglio, il 16 settembre del 1990. Sì. Non ce l'ha avuto? Un momento di timore? No, è stato tutto davvero così naturale. Io ho pensato subito che lui fosse la persona con la quale avrei condiviso la mia vita. Non mi ha mai sfiorato nella paura, è stato tutto naturale, diciamo. Io a volte lo raccontiamo e sembra strano, ma noi già da fidanzati avevamo un libretto postale comune, quindi da fidanzati... Pensate, quindi una comunione quasi totale. Che strumenti suonate, Claudio? Io sono chitarra e percussioni. Io sono diplomata in pianoforte, ma soprattutto canto. Meraviglia, quindi le scelte musicali sono un po' diverse, anche se lavorate insieme, il che, come ci insegna sempre il nostro Antonio Faticati, non è male. Non è male. Una diversificazione. Faticati, l'amore che dura per sempre, che comincia così giovane, esattamente l'età... Io avevo 16 anni. E lui... È 17. 16-17. Quasi 18, sì, neanche 18. È ancora possibile al giorno d'oggi? Possibile, non che possibile. Chissà quanti anni sono passati, però insomma ci sono stati dei piccoli cambiamenti nel frattempo. Possibile, possibile, a parte che loro sono una testimonianza bellissima e piacevolissima. Grazie. Da ascoltare. Poi devo dirti che mi è capitato anche di parlare con degli amici, dei colleghi, e questa è una cosa che succede più frequentemente di quanto io pensassi. Che queste relazioni che nascono a questa età, se sono solide, se si poi procedono piano piano, hanno qualche possibilità di durare. La sua non è nata così presto, mi permetto no, di... No, la mia no, la mia è un innamoramento tardivo, non sui banchi di scuola, anche perché ho fatto i salesiani, eravamo tutti uomini. Non era proprio possibile, non era, lì non era proprio non possibile. Era assolutamente il caso. Quando due ragazzi giovanissimi si conoscono, si innamorano, decidono proprio di condividere un progetto da quel momento insieme, a che cosa vanno incontro? Beh, vanno incontro a quello a cui va incontro chiunque si innamora e condivide un progetto. Che non il fatto che si cominci così presto... Ma no, quello è bello, anzi credo che ci sia una forma di incoscienza, perché forse se sei più grande sai anche bene come funziona il mondo. E lì invece forse ancora vivi nell'immaginario di un amore meraviglioso dove il mondo non c'entra nulla. Però... Io, Faticati, qualcosa mi sento di dire, che insomma, se guardo indietro, no, penso a come ero a 20 anni, come sono stata a 30, cioè si cambia tanto in quegli anni. Si cambia tantissimo. E infatti questo credo, io sono curioso poi di ascoltare il resto della loro storia, perché questo è secondo me il vero tema. Siccome si cambia, o si cambia insieme, e allora funziona, ma se uno di due si ferma è una tragedia. Che non significa, spieghiamo al nostro pubblico, si cambia insieme nel senso che uno diventa come l'altro, per no, carità. Assolutamente. Se cambia insieme vuol dire che ci si modifica, ci si confronta continuamente, ci si riporta a ciò che si è. Allora, come io in qualche modo trasmetto ciò che sono? Raccontando le mie nuove emozioni e le mie nuove visioni. Se l'altro le raccoglie e a sua volta le fa crescere, si sta costruendo qualcosa insieme. Ma se io continuo a crescere e l'altro si è fossilizzato ed è ancora sul banco della scuola superiore... Non ti riprende addio, più. Cioè non... Uno dei due non riprende più l'altro. Sì. Allora, quello che ci sta dicendo Antonio Faticati e ci sta suggerendo è che effettivamente c'è un senso del noi che viene coltivato, che non significa che la coppia uno si annulla nell'altro e diventa una simbiosi, no? Quali sono stati i momenti? Come avete fatto crescere quel senso del noi? Lo chiedo prima a lei, Diana, e poi sì, sì, a in effetti sì, è giustissimo quello che dicevate. Noi abbiamo avuto la fortuna di crescere insieme, e però di conservare sempre, ancora adesso, insomma, nelle nostre vite private, nonostante noi... Effettivamente forse siamo un'eccezione, perché lavorando insieme stiamo 24 ore su 24 insieme. Che non è semplice. Che non è semplice. Però abbiamo voluto sempre mantenere le nostre identità. Cioè non ci siamo, come tu dicevi giustamente, annullati. Nel senso che ognuno ha le proprie passioni. Non siamo di quelle coppie che si costringono a fare tutto insieme. A respirare ogni... per dire, io ricamo, quindi a me piace molto ricamare. A lui piace giocare a ping pong. Amo il cinema. Cioè il fatto che nella lavoriamo insieme, non è che stiamo sempre appiccicati ogni giorno 24 ore su 24 insieme, abbiamo anche i nostri spazi, ognuno rispetta lo spazio dell'altro, anzi poi quando rientriamo a casa, lei adora ricamare, io vado a giocare a tennis tavolo,
ci raccontiamo anche quello che abbiamo fatto. Quindi è bello, però... perché lì non c'è l'idea che uno già sa quello che ha fatto l'altro. Certo. E, un dubbio, Claudio, ma Fabrizio a un certo punto ci dà questa immagine, dice ho sentito il bisogno di percorrere una strada diversa. Le è mai capitato, ora non lo so se fa una confessione qui, ma di sentire il bisogno di un'emozione differente da quella che vive quotidianamente? In cui nella mia vita non ci fosse Diana. Lo puoi dire, perché io poi ti picchio a casa, qui non ti faccio passare. No. Secondo me neanche a casa, basta dietro le telecamere. Ti faccio finta che accuso il colpo, lo puoi dire. Allora, la verità no, nessun progetto in cui non ci fosse stata lei. Che bello. Insieme, senza, cioè è stato sempre tutto così naturale e mai forzato. E anche nelle cose che non facevamo insieme, io in quel momento pensavo che non ero con lei, che poi quando sarei tornato a casa gliene avrei parlato. Quindi lei c'è sempre. Meraviglia. Faticati, Antonio, non faccio finta di darti del lei, perché è cresciuto anche il nostro rapporto qui di rubrica in rubrica. Ma ecco, abbiamo raccolto tante cose, suggestioni interessanti. Vorrei tornare a Fabrizio, perché lui ci dice una cosa: alla fine si domanda se è normale quello che ha attraversato e sta attraversando, cioè il desiderio di rovesciare quella complicità che gli sembrava una cosa tanto bella, meravigliosa, e all'improvviso lo fa sentire imprigionato. Sì, io credo che possa succedere. L'idea che mi viene in mente è che è un po' come quando guardi un quadro: se sei troppo appiccicato non vedi più nulla, hai bisogno di prendere un po' di distanza, di guardarlo da qualche passo indietro. È vero che lui si chiede a un certo punto, se non ho capito mai quello che dicevi, perché mia moglie non è successo. E questo è probabilmente legato al fatto che spesso facciamo fatica a riconoscere il progetto, cioè non ci rendiamo conto che la nostra vita e il progetto coincidono, e per riuscire a rivederla questa cosa bisogna qualche volta un po' sganciarla. Agli uomini temo succeda più facilmente che alle donne. Ecco. Il sospetto c'è, no, poi accade anche di frequente, se vediamo, forse è una cosa proprio di questo tempo, che coppie che si sono formate molto presto si frantumano in età avanzata, quando magari lui ha 70 anni e lei guarda, ce n'ha 65. Sai che l'ho notato anch'io, e temo che succeda quando aumenta il tempo condiviso. Soprattutto con la pensione. E quindi darci qualche rimedio, perché cioè uno ha questa cosa pensione, così bella di una vita in comune. E continuare a lavorare e non andare in pensione, la soluzione migliore. No, in realtà... Teniamoci attivi, esatto. Oltre 65. No, in realtà, adesso al di là delle battute, temo che il problema sia questo. Cioè, se io mi ritrovo a fianco a una persona, dopo che per anni non ho scambiato nulla, non ho creato nulla, non ho fatto crescere nulla, io che ho più da dire a questa persona? Certo, questo è il grosso. O l'altra che cosa ha da dire a me? E quindi il rimedio è sempre quello di costruire le cose giorno per giorno e di non farsi scappare la situazione di mano. Anche forse non darsi troppo per scontati, perché mai, se uno questo mai. Che sembra, detto così, la cosa più facile del mondo, invece qui c'è tutto ma sai, il problema è che per non darsi per scontato vuol dire che io in qualche modo devo riconoscermi come sto cambiando, devo avere il desiderio di dire all'altro come sto cambiando, e mi aspetto che l'altro ami il mio cambiamento. Tre tappe che però, se non avvengono, qualche problema te lo creano. Ha detto Claudio a un certo punto: la sposerei ancora più di una volta. Il 2015 è stato l'anno dei 25 anni di matrimonio, che sono un gran bel traguardo. Sì. Com'è stata quella giornata? Bella, molto bella. Forse i 25 anni di matrimonio sono ancora più belli, perché si ha una coscienza diversa del matrimonio. E a parte la nostra consapevolezza di una data importante, quindi l'evento è importante per quello, e il fatto di poterlo condividere poi con le persone giuste, perché gli sai, amici, con c'era le persone Angela, che immagino. Vuoi, no, Angela non c'è, perché a Verona, però, e quindi con le gambe rotte c'era. L'amico con le gambe rotte c'era. Gerardo oggi sta benissimo. Sta bene, lei si muove alle percussioni, sua moglie il pianoforte. Non abbiamo fatto un paio di pezzi, però c'erano altri amici che insomma. Noi in realtà ci dedichiamo a questo repertorio meraviglioso, che è il classico napoletano. Quindi basta una chitarra, abbiamo fatto qualcosa chitarra e voce, quindi per gli amici. Antonio, c'è anche quest'altra questione: quando due persone si conoscono, si innamorano, stanno insieme da giovanissimi, poi questo capita a tutte le coppie, si cambia fisicamente. Certo, quando stai insieme da quando avevi 14 anni cambi ancora di più. Tanto, questo può essere un elemento di difficoltà
le due persone scoprono di non piacersi più in quel modo? Ma allora, guarda, io invecchiando mi rendo conto che non vedo l'invecchiamento di mia moglie. Cioè, è come se nel mio modo di vederlo, in qualche modo, la trasformazione è talmente continua che non riesco a vedere un deperimento fisico. Ma non perché ci sia sentimento dietro, cioè il tema non è sentimento, è che però quando io vivo con l'altra persona a fianco, attraverso le stesse fasi, è chiaro che io stesso non sono più nelle condizioni migliori fisiche. E in qualche modo mi viene in mente una canzone di qualche anno fa, di Branduardi, si intitolava La donna della sera, fece molto scandalo anche, perché Branduardi, credo su un testo di Vecchioni, diceva delle cose bellissime e diceva: io in fondo amo ancora di più il tuo corpo adesso che è cadente, perché è il segno di tutte le battaglie che abbiamo combattuto insieme. Le canzoni ci aiutano tanto in questo senso, sono belle queste parole. Ma mi permetto un attimo una domanda, perché c'è un grido di disperazione che ha lanciato Fabrizio, che io ho colto in questa lettera, quando lui dice: ho l'impressione che io qualunque cosa faccia non sorprenderò mai più mia moglie. Qui mi sembra proprio che ci sia una grande disperazione. Lui ha scelto di imboccare la porta di casa ed è uscito. Forse è lui che non riesce più a sorprendersi, però. Ecco. Mi però viene un dubbio. Questo può essere, però è uscito, ha imboccato la porta di casa. Ora, questo ha compromesso tutto. L'ha fatta la sorpresa? Ha fatto una gran sorpresa. Si può tornare riattraversare quell'uscio senza aver distrutto tutto? Ma assolutamente sì. Se lui ha il coraggio di comprendere perché ha avuto quella necessità e ha il coraggio soprattutto di spiegarlo alla moglie, diventa un vantaggio, non uno svantaggio. Certo, deve essere una moglie che abbia anche voglia di perdonarlo e di comprendere. Dovrà pagare pegno. Pagherà pegno, questo sì, forse una moglie chiederei qualcosa di importante, dai gioielli al viaggio, qualsiasi cosa è valida. No, speriamo che non sia questa la richiesta, ma insomma, lo scorso anno, abbiamo detto 25 anni di matrimonio nel 2015, lo scorso anno 30 anni di solidizio professionale, voi ci avete detto con questo bel repertorio napoletano, avete deciso di raccontare questa storia in un libro che si intitola Ultimi Romantici, Claudio e Diana, 30 anni di musica insieme. Il libro l'ha scritto Luigi Coppola, la prefazione di Tony Esposito, stiamo vedendolo anche in grafica. Riuscite ad essere romantici nel miglior senso della parola, cioè a sorprendervi con dei piccoli gesti? Vai tu, sicuramente, vai. Noi siamo romantici, soprattutto io sono un tenerone, lo dice anche lei, cioè tu sei un tenerone, ti commuovi spesso ed è vero. E ci siamo regalati questa festa meravigliosa, io poi quello che faccio ogni tanto cerco di sorprenderla, anche perché non sono bravo nelle sorprese, lei è molto più brava nell'organizzare le cose. E c'è un esempio di sorpresa? Tipo una mattina che gli portai una colazione a letto con un vassoio, c'era di sontuosa. Tutto. C'era di tutto, sbagliai forse l'orario alle 6:30 di mattina. Insomma, sbagliato indubbiamente l'orario. Che ha fatto Diana? È riuscita a sorridere, a dire grazie. Diciamo che se dovessi chiedermi dei pregi non ci metterei quello di fare sorprese, non è assolutamente non è la sua. Io la guardavo e dicevo: ma non mangi? Claudio, sto svegliando, insomma. Però anche in quell'orario ci fu una sorpresa. Però a proposito di romanticismo, forse c'entra, insomma, volevo collegarmi a quello che dicevate prima dell'aspetto fisico, perché è un aneddoto particolare. Quando noi ci siamo fidanzati, incontrai un'amica di mia sorella e mi disse: Diana, mi ha detto tua sorella che ti sei fidanzato, ma che bel ragazzo! E io in quel momento pensai: ma perché bello, io non l'avevo neanche visto fisicamente, a me non interessava. Non si arrabbia, perché sta facendo una cosa profondissima. Sì, infatti, sì, io non l'ho mai guardato, l'involucro non mi interessa, mi interessa la persona. Quindi se le due cose vanno di pari passo, è meglio. Vi siete mai dedicati un brano musicale reciprocamente? Io gli dedicavo sempre una canzone quando eravamo fidanzati, poverino, lui veramente ha portato 20 giorni in cui leggevo libri e cantavo canzoni. Sì, un antifidanzamento praticamente. Quindi era quello giusto. Questo è. E poi io ho tentato di fare una serenata il giorno prima dei 25 anni. Sbagliato anche questo regalo. L'ho sorpresa, tra virgolette, però lei se n'è accorta e ha fatto finta però che la cosa era ben organizzata. Questo è amore. Che bello quello che ci raccontano. Molto. Allora, Antonio Faticati, proprio in conclusione, non è semplice la domanda che ti consegno. Dalla loro storia, da quello che secondo te è il loro elemento di forza, che cosa possiamo dire al povero Fabrizio? Per dargli una mano, perché abbiamo capito che vuole tornare a casa. Guarda, io veramente il sentimento che rilevo oggi è il divertimento. Cioè, Diana e Claudio veramente si divertono a stare insieme, ma si percepisce in maniera forte.
Ecco, io credo che a Fabrizio si possa dire questo, di divertirsi, di non pensare alla vita come un insieme di routine noiose dove ogni cosa è uguale al giorno prima. Sorprendersi lui vuol dire leggersi come un uomo che diventa diverso tutti i giorni che passano, ma grazie anche alla persona che è a fianco. Quindi di provare a bussare a casa e dire sarei tornato se ci fosse ancora il posto libero. Non alle 5 del mattino. No, alle 5 del mattino. Grazie, grazie Antonio Fatigati, grazie a Diana Ronca, Claudio De Bartolomeis. Grazie, grazie. Se volete affidarci le vostre preoccupazioni, le vostre difficoltà, chiedere dei suggerimenti, scriveteci perché noi siamo qui pronti a raccoglierli. E adesso restate con noi perché sta per arrivare un ospite, un grande ospite, un ospite speciale, vi do qualche indizio. Hanno battezzato con il suo nome una specie sconosciuta di mollusco che è stata scoperta nei mari della Cina. Con il suo nome hanno battezzato anche un asteroide, ha trasmesso a 3 generazioni di italiani l'amore per la scienza. Tra poco, qui con noi, Piero Angela. Ben rientrati, bentornati a Siamo Noi. L'ospite che sto per presentarvi con molta gioia è un grande divulgatore scientifico, uno dei volti più amati della televisione italiana. A lui 3 generazioni di italiani, ci sono anch'io lì in mezzo, insomma, devono la curiosità, l'amore per la scienza che è riuscito a trasmettere. A lui è stato intitolata un asteroide, queste sono curiosità, persino battezzato un mollusco che è stato trovato nei mari della Cina. Lui è Piero Angela, a cui do il benvenuto. Ben arrivato. Grazie. Ben arrivato. Grazie. È davvero un onore averla qui. Ci racconta il viaggio di una vita, che è un viaggio che riguarda un po' tutti noi. Il mio lungo viaggio, 90 anni di storie vissute, è il titolo del libro, del suo ultimo libro, ne ha scritti parecchi, edito da Mondadori. Non è un libro di divulgazione scientifica. Per la prima volta possiamo dire che un po' lei viene allo scoperto, perché è sempre stato molto riservato. Allora io voglio chiederle una cosa subito. Ci ricorda, insomma, chi era Piero Angela bambino, che famiglia era la sua, una famiglia piemontese, so io, un papà, una mamma, che sono stati punti di riferimento? Beh, era una famiglia normale e io ero un bambino normale, non ho mai avuto problemi, e allora le droghe non esistevano, cioè non si usciva di casa, insomma, era un mondo molto diverso. E mia madre era una persona molto allegra, e mi ha trasmesso l'ottimismo, la gioia di vivere. Mio padre era un uomo all'antica, pensi che era nato nel 1875, quindi era un contemporaneo di Garibaldi. E direi che quasi l'educazione era quella che si vede nei film in costume. Principi rigidi. Si andava letto prestissimo la sera, mai visto un ricevimento in casa. Cioè, una vita molto frugale, ma nessuno soffriva per questo. Suo padre è riuscito a trasmetterle tanto, perché suo padre, che era un medico, è stato allievo di un compagno di studi di Freud. Suo padre dirigeva una non clinica... Non proprio di Freud. Lui ha studiato a Parigi, ha preso il suo dottorato di ricerca con Babinski, che era l'allievo di... contemporaneo di Freud. Ecco, suo padre, che tanto le ha trasmesso i principi di educazione, ma tanto le ha trasmesso con la sua testimonianza, molto lei ha scoperto anche con il tempo. È vero che suo padre, che è stato un antifascista della prima ora, ha salvato tanti ebrei e lo ha fatto rischiando davvero sempre in prima persona? Sì, lui ha fatto poi il dottorato anche in Italia, ma gli piaceva la politica. E quindi lì il fascismo stava nascendo e lui scriveva su un giornale che combatteva questo nascente fascismo con articoli di fondo molto caldi, denunciò tra l'altro il delitto Matteotti, poi questa redazione fu sciolta, spaccarono anche le macchine. Siamo poi nella Torino degli anni dell'antifascismo, insomma difficile. E quindi poi continuò il suo lavoro, e lui era psichiatra, a dirigere una clinica vicino a Torino, e quando venne il problema per gli ebrei durante la guerra, questa persecuzione assurda e terribile, lui aprì le porte di questa clinica a degli ebrei
sotto falso nome, insegnando loro anche come comportarsi come matti, fingendo che avessero dei problemi mentali, e molti di questi sono salvati. Giusto tra le nazioni, suo padre Carlo, diamogli un nome, Carlo Angela, lei aveva, era un ragazzo quando anche voi vi siete trasferiti in quella clinica, si è reso conto di quello che rischiava suo padre, di che tipo d'uomo era? Sì, io diciamo ero abbastanza, c'era un adolescente, avevo 16-17 anni, quindi capivo e vivevo molto da vicino tutto questo, partecipavo. E mi resi conto, sì, perché un giorno tornando da scuola vidi 3 cadaveri davanti alla clinica, fucilati, e il quarto doveva essere mio padre, che si salvò per miracolo perché un degente della clinica, che era stato in passato un fascista, ma una persona, un nobile uomo, conosceva il capo della squadra che era venuto per fare una rappresaglia, e mio padre si salvò. E riuscì a salvare suo padre. Però la cosa bella è che uno di questi ebrei tenne un diario che venne poi pubblicato molto tardi dalla figlia, alla fine degli anni 90. E lo Yad Vashem, che è questa organizzazione ebraica che premia le persone che devono avere 3 caratteristiche: non essere ebrei, aver fatto questo rischiando la vita e non per interesse. Fece un'inchiesta e gli diedero. Giusto tra le nazioni. Lei ci ha ricordato questa figura importante di padre, importante nel senso di padre autorevole, che le ha trasmesso tanto e le ha trasmesso soprattutto l'amore per la scienza, ce lo diceva in apertura. La mamma, questo spirito forse più romantico, più libero, le ha trasmesso l'amore per la musica. Lei ha studiato al classico, e però aveva un innamoramento per la musica, ha iniziato a suonare il piano prestissimo, è vero? Ma avevo un compagno di scuola, alle elementari, che si chiamava Ludovico, in onore a Beethoven. E quindi era destinato a diventare un concertista, lo divenne, e fece, ebbe molto successo, e poi terribilmente cadde con l'aereo in Bulgaria in un giro di concerti. E quindi era lui il pianoforte, quindi compravo il pianoforte e cominciai a studiare. Però quello che voglio dire è che lo studio del pianoforte, come anche tanti altri studi a scuola, sono punitivi, lo sappiamo tutti. Conosco tantissima gente che ha cominciato a suonare il pianoforte e è arrivata fino al diploma a chiudere il coperchio, non ho mai troppo visto rigida quella disciplina. No, perché si insegna il pianoforte come se si dovesse diventare dei professionisti, a tutti nello stesso modo, non è così. Quella è la gioia di fare della musica, è di imparare una tecnica, poi chi vuol farlo lo può fare. Ha detto delle cose che ci fanno già intuire la passione di una vita oltre a quella della scienza, perché c'è un'immagine di Piero Angela che forse per noi è meno conosciuta. La musica per lei è passione, la musica è libertà, inevitabile che si innamorasse del jazz e che cominciasse a suonare da jazzista, perché lei con lo pseudonimo di Peter Angela si esibiva suonando al piano, si è esibito anche a Forte dei Marmi, faceva parte di un trio, non è che tutti lo sappiano questo? Sì, sì. E questa è la storia di quando eravamo studenti, che abbiamo fatto un complesso di studenti e ci pagavamo le vacanze andando in giro d'estate in questi baleri a suonare. E poi eravamo bravi anche. Io in particolare ero diventato molto bravo ed è per questo che sono tornato dalla mia maestra. Dopo tanti anni, quella ho detto, del piano, quella voglio della disciplina. Studiare. Quindi diedi il quinto anno di pianoforte, preparai l'ottavo e mi piaceva tantissimo. Senta, Angela, ma lo possiamo dire adesso che la matematica, la scienza, la musica hanno delle cose in comune? Diciamo che no, ma sì. No, ma sì, è una bella risposta. Se lei, per esempio, suona Bach, lo suona, non lo ascolta, si accorge che è un intreccio bellissimo di questa polifonia
di questo straordinario musicista. No, lì c'è delle matematiche in sostanza, della matematica raffinata. Certo. Tradotta in musica. In note. Allora, questo giovane uomo, perché giovane uomo era allora e giovane uomo è rimasto, che ama la musica, che ha ricevuto tanto dai due genitori. Ecco, scusi, la interrompo un attimo, perché sì. Questa fotografia qui io non ce l'ho. E adesso ha l'occasione per recuperarla. È certo che gliela diamo. Appena usciamo da qua gliela diamo. Ecco, con questo bagaglio qui, lei negli anni 50, se non sbaglio è il 53, entra in Rai e fa quella che si chiama proprio una bella carriera, una carrierona, perché arriva da cronista, inviato, lei parla il francese perfettamente, quindi a Bruxelles, a Parigi, poi approda all'edizione delle 13.30 del TG1, a quella del TG2 come conduttore. La passione proprio per la scienza, la possiamo mettere in relazione al fatto che in quegli anni lei si è appassionata a tante vicende, c'erano la preparazione del primo uomo sulla Luna, lo sguardo verso lo spazio, è stato quello che l'ha indirizzata dalla conduzione del TG, diciamo, verso altri lidi? Queste vocazioni si vedono sempre già da piccoli. Io da piccolo avevo questa curiosità, perché in fondo è la curiosità che hanno tutti i bambini di scoprire la richiesta dei perché, come funzionano le cose. Allora alcuni la perdono e io invece l'ho conservata, e sono poi le occasioni che indirizzano la vita in un senso. Per me fu proprio, come le diceva, l'occasione del progetto Luna, perché lo seguì per il telegiornale in tutti i suoi voli, 7, 8, 9, 10, 11, 12, andando a Houston, a Cap Canaveral, e scoprì lì, oltre alla parte naturalmente straordinaria di questa impresa, il fatto che c'era uno dei centri della NASA vicino a San Francisco che si occupava di origini della vita, perché uno dei problemi delle sonde che già erano state inviate era quello di non inquinare con le nostre sonde altri pianeti, perché poi si andava a ricercare... Le ricerche non avrebbero portato la vita, sì, c'erano i nostri batteri. No, e quindi lei lì ha iniziato ad appassionarsi. No, ha ritrovato quella passione da bambino. Nel 1981 è partito Quark, il programma scientifico più longevo. Ora, Quark è poi diventato, stiamo sentendo la sigla, Super Quark nel 1995. Questi programmi sono diventati programmi amatissimi, però sono stati una scommessa, almeno agli inizi. Allora, vorrei chiederle, qual è il segreto di tutto questo, del successo, del fatto che proprio sono entrati, il pubblico si è innamorato di questi programmi, anche dei programmi successivi che hanno quelle radici là, perché ritornando alla musica, so che lei qualche volta si è definito un jazzista televisivo. Allora, che cosa ritroviamo? Che musica hanno questi programmi? Ma guardi, questi programmi hanno successo perché, me lo dice la gente, perché poi sono gli spettatori che devono dire perché piace, non sono io. Perché io tengo sempre presente un concetto di base, dalla parte degli scienziati per i contenuti, quindi correttezza, precisione, ma dalla parte del pubblico per il linguaggio. Quindi linguaggio semplice, accessibile. Il linguaggio è una chiave per entrare dentro queste stanze del sapere straordinarie. E allora la scienza apre tutto, anche la mente, perché la scienza ha un metodo. E questa è la cosa che più mi ha affascinato. Cioè, diversamente dalla politica, dall'economia, la scienza, oggi si dice, io l'avevo scritto in un mio libro, non è democratica, nel senso che uno deve sempre dimostrare quello che dice, non è così nella vita. È una bella sfida professionale questa, forse anche il segreto del perché non si invecchia, dovendo sempre dimostrare, il cervello resta... E quindi il metodo importante è l'etica, perché la scienza ha una sua etica... Importante questo sottolineare. Purtroppo non si diffonde questo, la conoscenza. Nella scuola si insegnano le materie scientifiche, biologia, fisica, matematica, ma non si insegna la scienza, cioè come nella tale sua... essenza, veramente il metodo.
qui abbiamo veramente un gap. La pervasività che attraverso la tecnologia ha cambiato il mondo. Qui abbiamo veramente sì un vuoto da colmare, tanta strada da percorrere. Spesso i figli seguono le orme dei padri, spesso fanno il contrario di quello che fanno i loro padri. Suo figlio Alberto si è appassionato alla scienza, diciamo che insomma, suo figlio è entrato in questo mondo guadagnando i galloni davvero sul campo con molta professionalità. È stato lei come padre ad appassionarlo e come è stato possibile farlo? Perché in genere noi figli rifiutiamo, diciamo, gli insegnamenti dei padri. Lui era, per dire, la storia è stata inversa, perché lui era appassionato di scienze fin da bambino, mentre io facevo il telegiornale e quindi ha fatto il suo corso universitario in scienze naturali, poi si è specializzato in paleantropologia e poi ha fatto i suoi studi negli Stati Uniti. Lui era appassionatissimo sin da piccolo, da bambino, non solo i dinosauri che solitamente studiava veramente. E poi io ho cominciato molto dopo di lui, in qualche misura, a occuparmi a tempo pieno di scienza nel 68-69, in coincidenza con questi voli. E poi ci siamo incrociati, non so se devo raccontare tutta la storia. No, vi siete incrociati e a questo punto io mi domando. Alberto è diventato molto amato, molto popolare. Allora, in che cosa siete molto diversi? In che cosa vi assomigliate? E da padre lei può dire che in fondo il discepolo ha superato il maestro o no? Ma diciamo nella mentalità siamo molto simili, perché chi ama la scienza viene spontaneamente portato ad avere una forma mentis aperta, tollerante, che cerca di comprendere i fenomeni. Lui è più emotivo di me, io sono più freddo. Questa è la differenza. Quindi non l'ha preso da me, ma da sua mamma. Anche dalla nonna, mi pare di capire. Sì. Anche dalla nonna. Lei è nonno, no? Ha dei nipoti? Ho 5 nipoti maschi. Sono bravi con la scienza? Sì, quasi tutti si sono laureati o si stanno laureando in materie scientifiche, senza che nessuno abbia studiato. Tutti e 5 hanno studiato il pianoforte. E tutti e 5 hanno mollato. Chissà, magari scopriranno il jazz. Per la famosa questione che ci diceva di come prima, viene insegnato. Che ci diceva prima. Senta Angela, lei ha detto io da bambino mi facevo tante domande, tanti perché, guardando anche il cielo. Adesso che insomma, forse ci prepariamo a tornare sulla Luna, presto arriveremo a Marte, se lei guarda il cielo, pensa che incontreremo la vita? Ho scritto un libro proprio su questa vicenda, cioè nel cosmo la ricerca della vita, e andando a parlare con tutti gli esperti, c'è nella comunità scientifica questa tendenza a essere, non dico certi perché non si può sapere niente, però dal punto di vista statistico è così improbabile che non ci sia la vita, che veramente le molecole nello spazio sono le stesse che ci sono sulla Terra. Si è visto che ci sono delle molecole organiche negli asteroidi, quindi non c'è nessuna... Bisogna sapere che tipo di vita è, cioè, la dimensione di un pianeta... L'umidità, la distanza dal sole, che tipo di vita sarà? Quindi a una domanda così rispondiamo, questo è molto bello, con un'altra domanda, chissà che risposte daremo a questa domanda. Senta Angela, quando riceviamo i nostri ospiti in questo spazio, chiediamo sempre loro di terminare in un certo modo, ricordando le parole di Papa Francesco, no? Che ci dice quanto è importante nella vita quotidiana riscoprire il permesso, il dire grazie, il saper chiedere scusa. Lei grazie lo direbbe a chi, a cosa e scusa a chi? Per il fatto che sono vivo e che... Il grazie. Il grazie non lo so a chi dovrei dirlo. È certamente a questo universo che cominciamo a capire, ma che nasconde ancora tantissime cose. Se lei va fuori dalla fisica normale e va nella fisica delle particelle e nella meccanica quantistica, scopre un mondo completamente diverso.
è lo stesso quando noi viviamo, conosciamo il 4-6% della materia che c'è nell'universo, ci sono tantissime cose da scoprire. Io direi grazie a chi comincia a cercare e a spiegare tante e a rispondere tante domande. Le risparmio la scusa perché mi è piaciuto questo grazie, ma le chiedo solo, quanto è importante nella vita, lo è per lei oggi come lo era quando era bambino, essere una persona curiosa, la curiosità? Questo dipende dai geni, penso. Addirittura? Sì, io credo che molta parte del nostro temperamento sia legato a questa struttura molecolare che ognuno ha diverso. Poi naturalmente tutte le esperienze contano moltissimo. Però essere curiosi, secondo me, è innato. Io anche sono un ottimista, ho sempre affrontato i problemi con ottimismo, dicendo che c'è sempre una soluzione, ma anche giudicato le persone con ottimismo, dicendo che in ognuno c'è qualche cosa di buono. Raramente mi altero. Non ricordo di essermi arrabbiato con qualcuno. Io la ringrazio tantissimo, anche per questa chiusa sull'ottimismo che qualcuno scambia per ingenuità e che è ben altro. Grazie davvero a Piero Angelo, è stato grazie un onore averla con noi. Restate con noi perché tra pochissimo una nuova rubrica, un nuovo spazio di TV 2000, porteremo qui una persona che ha scelto una parabola, non solo ci aiuterà a leggerla, a capirla in modo diverso, con altri punti di vista, ma anche a capire come si vive concretamente nella vita di tutti i giorni. A tra poco! Bentornati a Siamo Noi, inauguriamo oggi un nuovo spazio, è la settimana delle novità evidentemente, questa rubrica in cui abbiamo chiesto a religiosi e religiose di scegliere per noi una parabola, di portarcela qui e di farcela capire in un modo nuovo, guardandola anche attraverso punti di vista inediti, diversi, ma soprattutto di aiutarci a capire come riusciamo concretamente a vivere questa parabola nella nostra vita di tutti i giorni. E allora oggi nostra ospite, benvenuta, Suor Marcella Farina, delle figlie di Maria Ausiliatrice, ben arrivata Suor Marcella, docente di teologia fondamentale, teologia sistematica, mariologia presso la Pontificia Facoltà di Scienza dell'Educazione a Auxilium di Roma, e accanto a lei un altro ospite, si chiama Roberto Anteghini, ed è qui per raccontarci una storia che ha una bella corrispondenza con la parabola che Suor Marcella ha scelto. Allora Suor Marcella, prima di chiederle qual è la parabola che lei ci ha portato oggi, ci spiega in modo sintetico, sì, ma proprio illuminante, che cos'è la parabola? Allora, la parabola è un racconto che parte da un'esperienza molto evidente, diciamo quasi ovvia, però attraverso questo racconto si spinge ad andare a un significato nascosto, segreto. E diciamo, questo è un linguaggio abbastanza umano, diciamo, in tutte le culture si trovano le parabole, perché è una sapienza popolare. Però nel Vangelo ha tutto un altro significato, perché Gesù usa queste parabole per spiegare il mistero della salvezza, cioè il mistero di Dio che entra nella storia per salvare l'umanità. Ecco, e lei oggi che cosa ha scelto? Risposta secca, allora, perché adesso l'ascoltiamo. Certo, il seminatore. Il seminatore, una delle più belle parabole, certo, del Vangelo. Vogliamo leggerla? Certo. Leggiamo la redazione di Luca, sì, che è quella più breve. In seguito, egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state da lui guarite da spiriti cattivi. Saltiamo perché è un po' lunga. Poiché c'era una grande folla, si radunava e accorreva a lui gente da ogni città. Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra, e appena germogliata, seccò per mancanza di umidità.
un'altra parte cadde in mezzo a rovi e i rovi cresciuti insieme con essa la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Si può proseguire, però forse ci possiamo fermare no, qui. No, mi sembra che sia giusto fermarci qui. Perché, Suor Marcella, lei oggi ha deciso di inaugurare insieme con noi questo spazio portandoci proprio la parabola del seminatore? Perché questa parabola è in tutti i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Inoltre, la tematica del seme percorre tutti i Vangeli, anche il Vangelo di Giovanni, che ci fa arrivare a una conclusione bellissima, perché i Vangeli sinottici dicono che il seme è la parola di Dio, specialmente Luca. Ma il Vangelo di Giovanni ci dice che il seme è Gesù. Gesù è questo seme che muore in terra per dare la vita. Perciò possiamo dire attraversa tutti i Vangeli, ma anche attraverso tutto il Nuovo Testamento. Ed è interessante che Gesù usa questo elemento, questa realtà della natura, per parlarci di questo grande mistero della salvezza. E noi possiamo dire nel seme troviamo i tre modi con cui Dio vuole parlare all'umanità: il modo della creazione, il seme, il modo della rivelazione, Dio che vuole parlare agli uomini come ad amici, e Gesù ci parla attraverso le parabole, e poi il modo del cuore, la coscienza, Dio parla alla nostra coscienza. Perciò secondo me questa parabola è bellissima, perché ci dà un po' la struttura di come accogliere il Signore che vuol parlare a noi nella vita quotidiana. Roberto, questa parabola qui, nella sua vita, che significato ha? Poi adesso ci racconta qualche cosa di sé. Sì, io apro una piccola parentesi. Sì. La parabola del seminatore penso che sia più viva che mai proprio oggi, perché lo vediamo dal dilagare della droga, dal dilagare della violenza, nelle piazze, nelle scuole, dove spesso i docenti sono alla merce di questi ragazzi in preda alla droga, in preda alla violenza. Lo stesso Papa Francesco a Pasqua ha detto: il mondo è fratturato, c'è bisogno di valori. Io parla al nostro tempo. Io porto la mia esperienza, incontro ragazzi nelle scuole, incontro ragazzi nei teatri, a loro porto il mio vissuto, io porto un messaggio che la droga non è mai una soluzione, ma un vero problema. Allora, per la lei porta vita. Il suo vissuto, perché va detto, va spiegato al nostro pubblico che lei, insomma, da ragazzo ha fatto resistenza a quel seme che è gettato, insomma, nel cuore di tutti noi in qualche modo. Ha vissuto con una certa incoscienza prestissimo, ha cominciato a drogarsi da bambino. Sì, io da piccolo avevo un carattere abbastanza irrequieto, in pratica non mi accontentavo mai. A 11 anni comprai un pacchetto di sigarette per sentirmi grande prima del tempo, per dare un tono, perché sono stato sempre attirato dai ragazzi più grandi, dalla libertà che avevano, dalla loro disinvoltura nel bere le birre, nell'ascoltare la musica, da come fumavano le sigarette tenendo il bicchiere in mano. E da lì in pratica per me è stato come rompere un principio, perché poi a 13 anni mi sbocca subito il mio primo spinello, che fu nient'altro che la doppia esistenza che avevo creato alle spalle della mia famiglia proprio nel fumare le sigarette di nascosto. E da poi lì non si è fermato, perché da lì no, perché poi la cocaina, lo spinello, le pasticche, che mi è subito diventato come una schiavitù, era come un pallino in testa, un chiodo fisso, e quindi mi dava molta euforia, mi faceva sentire bene, a volte mi rattristava, a volte mi rilassava, però il passo comunque è breve, perché dove noi, siccome avevo messo in quinta fila i valori, ritornando anche alla famiglia, i valori della vita l'avevo messo in quinta fila anziché in prima fila, quindi avevo un vuoto dentro di me e lo stesso vuoto non potevo riempirlo con una sostanza, era un'illusione, e quell'illusione ben presto è finita, non mi è bastata. Quindi è andato sempre avanti, allora è andato sempre avanti, sì. Arriva solo delle pasticche, la cocaina, l'eroina, ma io ho letto che lei ha lavorato, è riuscito a coronare il sogno che aveva di entrare, di fare il servizio nei Vigili del Fuoco, è riuscito a fare tante cose e nessuno si è ben accorto di quello che passava? Allora, sì, naturalmente la famiglia a un certo punto si erano accorti che in me qualcosa non andava, però io gli dicevo che mi facevo solamente qualche canna, però di stare tranquilli. Invece in realtà quando io dicevo che mi facevo qualche canna, già stavo prendendo le pasticche, già tiravo la cocaina, già prendevo i trip anfetaminici,
e quindi in pratica già ero molto avanti. E poi il passaggio all'eroina è stato brevissimo, perché ogni droga crea comunque un'ansia, sia dallo spinello, che secondo me è la sostanza più pesante in assoluto, perché lo spinello è la prima depressione che ti crea, perché ti fa pensare che lo puoi fare sempre, puoi, che è solo una questione di testa saper gestire certe cose, ma invece ritornando a quel vuoto, poi non è, in realtà non è così. E quindi mentre i ragazzi andavano a comprarsi i libri per andare a scuola, io andavo in farmacia a comprare le siringhe per farmi le pere. Questo insomma ci dà già un'idea di che cosa ha attraversato, cosa ha attraversato poi anche la famiglia quando ci si è scontrata contro questo muro. Chi è stata la prima persona che ha capito che doveva aiutarla e come lo ha fatto? La famiglia. La sua mamma? Anche. Sì, mia madre all'inizio pensava che il problema si potesse risolvere a casa con qualche colloquio e gli esami delle urine, però in realtà io non ho mai voluto smettere, non ho mai avuto la reale volontà di voler uscire dalla schiavitù della droga. Mia madre, che a un certo punto non sapeva come fare, capì che comunque l'unica soluzione era la comunità, però non poteva mandarmi, non mi poteva obbligare a entrare in comunità, però nello stesso tempo tenermi a casa era come alimentare la tossicodipendenza, quindi prese la decisione di cacciarmi fuori di casa. Pensate che cosa deve essere costato a questa mamma che ha capito qual era invece la strada giusta. Era il 1993. Era il 1993. Poi ci torniamo, perché ha detto una cosa importante, Suor Marcella, ne ha dette tante di cose importanti, Roberto, parlando anche di volontà, del volere uscire, del volere, che mi ha fatto tornare in mente Papa Francesco nel luglio del 2017, che facendo riferimento proprio alla parabola nostra, questa del seminatore, diceva: ognuno ha dentro di sé dei rovi e bisogna strapparli via, quindi bisogna volere strapparli via perché la parola porti frutto. Sì, infatti anche Gesù, spiegando la parabola, dice che il nostro cuore può avere tante qualità, come il terreno, no? Può essere una strada, può essere una pietra, può essere il rovo che soffoca, no? E può essere il terreno buono e integro, no? Come dice il Vangelo di Luca. Noi tante volte pensiamo di poter catalogare le persone, così ci sono quelle che hanno il cuore come strada, come non invece, so come rovo. Tutti invece noi ciascuno siamo di noi ha dentro di sé, dentro il suo cuore, un po' queste quattro tipologie di terreno, no? Allora tutta la nostra iniziativa, però non da soli, perché giustamente lui diceva la mamma l'ha aiutato, no? Penso che davvero la preghiera, il Signore ci può aiutare, no? Perché da soli non ce la facciamo, per sradicare i rovi, per eliminare i sassi e fare emergere questo terreno buono che è in ciascuno di noi. In ciascuno di noi, e io l'ho lasciata al 93 quando sua madre ha l'intuizione di dire fuori da casa la comunità è quella di Don Pierino Gelmini. Vorrei capire che cosa ha trovato lì che non aveva trovato altrove, perché aveva fatto qualche altro tentativo, e quanto è stato difficile coltivare quel seme, poi di che seme si trattava, che cosa lei ha cominciato a desiderare, che desiderio nuovo aveva? Io ho cominciato a snobbare la famiglia, a snobbare la scuola, a snobbare anche la Chiesa. Pensavo che la fede, per esempio, non aveva alcuna importanza nella mia vita. La sua era una famiglia religiosa? Mia madre, sì, la mia è una famiglia religiosa. Così pensavo che non aveva alcuna importanza poi la famiglia. Ecco, io ho perso quel seme lì. In comunità ho ritrovato quel seme, perché la comunità incontro poi è, in realtà, sì, c'è un discorso terapeutico, che c'è un'equipe di psicologi, però io sono ripartito dalle piccole cose, cioè a ricostruire quel mosaico di valori che nel periodo della tossicodipendenza si era andato sgretolandosi, cioè ho ricominciato a provare emozione per una bella giornata di sole, a provare stupore per un tramonto, su queste cose qui, è dalla base che io ricomincio. E lì quei rovi sono stati in qualche modo rimossi, ci sarebbe tanto da dire, immagino anche che costo abbia avuto questo percorso. Torno alla parabola, perché lei ci ha detto una cosa bellissima, ha detto pensiamo di essere l'una, l'altra cosa, non ci identifichiamo con quello coi rovi, magari ci identifichiamo con l'altro tipo di terreno, siamo tutte e tre le cose noi esseri umani, quindi il cuore è il centro comunque di questo racconto, della parabola.
L'impressione che abbiamo sempre a prima vista quando la leggiamo è però, mamma mia, questo contadino butta i semi dove sa benissimo che non attecchiranno, ma perché non va dritto dove sa che... Ma è interessante proprio lo stupore, diciamo, la meraviglia che suscita questa parabola, perché, diciamo, tre parti sono perdute, no? Perché seminate in modo infruttuoso. Però una parte, la quarta parte, fa il 100 per 1, cioè è una cosa straordinaria. Allora è questo stupore che Gesù vuole suscitare. Cioè, Dio non ha paura di seminare. Cioè, come anche noi, non abbiamo paura di seminare. Perché senz'altro qualche seme attecchisce. E quando attecchisce porta il 100 per 1. Allora, secondo me, Gesù ci vuole dire questa parabola in questo modo, proprio per dire che Dio ha tanta speranza nel cuore umano. Perché il cuore umano c'ha una sorgente di vitalità che attraverso la parola di Dio può emergere e poi appunto si alimenta attraverso questo colloquio con Dio e può davvero produrre il 100 per 1, cioè tutto il bene che è seminato nel cuore umano. Siamo fatti a immagine di Dio, perciò il nostro cuore davvero può produrre il 100 per 1, magari in alcuni momenti straordinari, però anche nella vita quotidiana possiamo tante volte fare il 100 per 1, quando viviamo questo quotidiano comunicando il bene che il Signore semina nel nostro cuore, no? E allora tutto il quotidiano diventa un luogo di speranza per tutti, un luogo di pace, un luogo di futuro. Secondo me questo è proprio il messaggio che Gesù ci vuole lanciare, cioè per l'umanità non c'è mai scritto su nessuna creatura umana finito, ma su ogni creatura umana 30 lode, per dire. Bellissimo questo che ci ha detto, sono Marcella. Roberta, è stato così, lei adesso il 100 per 1, insomma, altro che, lei va in giro anche nelle scuole, sì. Va dai ragazzi, che sono ragazzi meravigliosi, questi di questa generazione, sì. Ma che magari a volte sono faticano ad ascoltare in qualche sì. modo, sì. Non amano essere giudicati, quindi lei come si pone, che cosa racconta loro e loro come l'ascoltano? Allora, io incontro ragazzi di 13-14 anni, mi dicono che fumano degli spinelli, che impiegano il loro tempo libero, per si appartano per fumare e bere alcol. No, perché io vedo già la scena dei ragazzi che dicono, eccolo qua, questo adesso ci dice, ho preso a drogarmi, e mi tira fuori la testimonianza. Lei come li aggancia? Cioè, quando porti un'esperienza di vita... tu arrivi sempre al cuore della gente, perché un conto fare le cose per amore, un conto farlo per mestiere o per dovere, e non arriva. Io portandolo, c'è un detto che dice: nessuno più di chi ha patito la fame sa che cos'è la fame, e da lì nasce la consapevolezza, il seme delle proprie scelte, cioè che la vita non è un gioco, che il destino che noi non abbiamo un destino contrario nella nostra vita, però tante volte cosa succede? Che noi diamo un senso e un significato sbagliato alla nostra vita e poi ci infiliamo in tunnel, come possono essere le dipendenze. I ragazzi che cosa le domandano? La domanda più impellente e la risposta che lei si trova a dare più frequentemente. Ci faccio un esempio pratico. Allora, i ragazzi non hanno informazioni da parte della famiglia, cominciano a dire che la droga è terapeutica, che c'è addirittura che fa bene ai polmoni. Ecco tante volte la realtà, quello che succede nelle scuole. Cioè, quando la famiglia si limita a dire è vietato, ti fa male, ti fa morire, senza intavolare questo argomento, i ragazzi non hanno le risposte. Allora io non vado a scuola a parlare di droga, io parlo alle persone. E quando si parla alle persone si riescono a vedere quali sono i percorsi di quelle domande inespresse, che hanno bisogno di risposte autentiche. E quindi ecco il seme, quando noi informiamo un ragazzo, non informiamo solo lui, informiamo la sua generazione. Allora ecco il seme che produce un grande albero, che poi darà milioni di semi. È bellissimo quello che ci ha detto, bellissimo Roberto. Lei ha voluto anche scrivere un libro che si intitola Salvato da un maledetto destino, sì. Sotto il sottotitolo è una storia vera, che poi la sua mi ha colpito, che ci ha messo tanto a tirar fuori questa storia. Ha passato, cioè, più di 20 anni circa prima di... Sì, 20 anni. Poi casualmente, tramite l'incontro di una signora, Anita Mancini, che è la presidente dell'Associazione dei Genitori Oggi, casualmente ci siamo trovati in un incontro, eravamo in chiesa, io avevo molta paura, per me era la prima volta, fui coinvolto a fare questa testimonianza che non volevo, e da lì, da quella sera, è nato tutto questo progetto, tutta questa esperienza, tutta questa avventura, da un incontro che è stato casuale, per dire che nella vita a volte si possono avere incontri importanti che però non portano a nulla, quando invece sembrano casuali
poi da lì è nata tutta questa avventura. Qui altro che semina, poi allo sguardo che le brilla mentre ce lo racconta, siamo proprio in conclusione, quindi in una battuta, visto che abbiamo detto che il cuore è protagonista, la porta Papa Francesco a Rio de Janeiro, a quella prima giornata mondiale della gioventù presidiata proprio da lui, disse ai ragazzi: volete essere intontiti o volete avere il coraggio di andare controcorrente? Sì, penso che i ragazzi vanno semplicemente incoraggiati, perché loro possono essere evangelizzatori, missionari di altri giovani, sapendo che c'è un analfabetismo nel mondo giovanile che non è colpa loro, è colpa di noi adulti che forse non abbiamo annunciato con l'entusiasmo, con la passione con cui dovevamo annunciare. E a volte siamo troppo silenziosi, invece il Papa ci dice di essere cristiani missionari. Bellissimo. I ragazzi devono essere cristiani missionari e possono esserlo, sono sicura che lo saranno. Su questa nota di grandissima speranza, ringraziandovi molto per la testimonianza e per le parole anche di Suor Marcella, adesso vi lascio alla recita della Coroncina alla Divina Misericordia, però poi tornate in studio perché a Roma splende il sole, ci sono parti d'Italia in cui invece c'è neve, fa freddo, ci domandiamo: è ora di fare il cambio negli armadi, sta arrivando la primavera, che ne sarà dell'estate, sarà caldissima? Faremo delle previsioni qui in studio, a tra poco. Bentornati a Siamo Noi, ben rientrati. Oggi partiamo da una domanda secca: ma la primavera è arrivata sul serio? Perché a Roma oggi splende, nella capitale, c'è un sole stupendo. Ci sono altre parti d'Italia dove fa parecchio freddo ancora, dove c'è neve, e quindi ci facciamo delle domande, anche se un mio ospite qui comincia a scuotere la testa. Ci domandiamo anche se magari ci ritroviamo adesso non solo con la primavera improvvisamente arrivata per sempre, ma addirittura con l'estate e con temperature alte. Allora, ci domandiamo e lo domandiamo ai nostri ospiti, naturalmente, a partire da un grande amico di Siamo Noi, Arturo Di Folco. Grazie. Medico, responsabile sanità Consumer Italia. Oggi ci darà un po' di dritte sui mali stagionali, come affrontarle, poi ci ricorderà che possiamo fare anche noi come consumatori, perché sono collegate queste cose. Stefania Santoro, naturopata, sarà utilissima questa guida perché ci farà capire come ci attrezziamo ad affrontare i mali di stagione, però ricorrendo ai metodi naturali. Ben arrivato Roberto Iba, psicologo dell'Ordine del Lazio, psicoterapeuta, perché la primavera a volte mette a dura prova anche i nostri nervi, si dice che insomma esista un mal di primavera, ci arriviamo fiaccati e malinconici, lo scopriremo se è vero. Ben arrivata anche Maria Grazia Midulla, responsabile clima energia del WWF. E benvenuto, era l'ospite che scuoteva la testa quando dicevo che da qualche parte d'Italia fa freddo, Guido Guidi, tenente colonnello dell'aeronautica militare, che ci dirà, ma non subito, cosa ci aspetta nei prossimi giorni, però subito mi dica questo: io detesto fare il cambio di stagione, posso rinviare o mi tocca farlo subito? Direi che il fine settimana è quello giusto. Adesso, quindi siamo pronti, non si torna più indietro, sarà caldo. A meno che la terra non inizi a girare al contrario, indietro non si torna, questo è poco ma sicuro. I nostri telespettatori avranno capito, se ci fosse stato Massimiliano l'avrebbe detto, che io preferisco il freddo al caldo, vabbè. Dottor Di Folco, allora, tipico della stagione, della bella stagione, di questa stagione, è la gioia di stare all'aria aperta, questo piace anche a me, al sole ci spogliamo subito, partiamo prestissimo in quarta e arrivano quegli infreddamenti che avevamo evitato tutto l'inverno. In realtà succede questo, che l'arrivo della nuova stagione comporta un cambiamento di temperatura che dà delle escursioni termiche a cui non siamo organizzati per superarle correttamente. Nel senso che al mattino comunque fa fresco. Eh sì, pure quindi la sera fa freddo. Usciamo abbigliati ancora in condizioni invernali. Però poi in mattinata comincia a far caldo, quindi rischiamo di sudare, di non spogliarci, di mantenere lo stesso tipo di abbigliamento che abbiamo chiaramente indossato e utilizzato nell'alzarci al mattino, e tutto questo ci fa soffrire, tra virgolette. E lì ci roviniamo proprio. E lì poi ce lo teniamo, perché se non siamo in condizione, come dico io, di vestirci a cipolla in modo tale da poter liberare quindi qualcosa di troppo e quindi mantenere un clima corporeo corretto e quindi stabile, questo ci comporta la possibilità
di ammalarci, quindi primi quindi, raffreddamenti. Dottor Di Folco, abbiamo detto spalanchiamo gli armadi, cominciamo a pensare al cambio di stagione, però pensiamo di prendere degli indumenti per vestirci a strati. Sì. Gli anziani, le persone un po' avanti con l'età, devono utilizzare maggiori accorgimenti per adattarsi a questo cambio che sembra un allora, po' veloce. Gli anziani e i bambini sono quelli più esposti a questi mali di stagione, ma non soltanto per il problema climatico in sé, ma anche proprio per un male di cambio di stagione. Poi ho sentito che c'è lo psicologo, quindi mi saprà sicuramente venire incontro a questa mia affermazione. C'è proprio un male riconosciuto come il male di stagione, dove un po' per stress, un po' proprio per un motivo che esattamente non si conosce, ma calano le difese immunitarie e quindi si diventa, anche per lo sbalzo termico, per l'allungamento della giornata, quindi per una diminuzione delle ore di sonno che si possono chiaramente utilizzare, lo stress aumenta, quindi ci disponiamo più facilmente ad ammalarci, e questo nelle persone anziane diventa molto più a rischio, ma altrettanto anche nei bambini. E nei bambini, proprio da consumerista, voglio dire questo perché ne parlavo proprio ieri con una carissima amica pediatra, e mi diceva che c'è una ricorrenza nel vedere i bambini che si ammalano nel cambio di stagione, nel rivederli nello studio dopo meno di una settimana. Addirittura meno di... Questo accade perché quando il bambino si ammala dà un obbligo di controllo dei bambini, quindi un genitore o un parente, qualcuno deve rimanere a casa a guardarli, quindi con problemi per l'attività lavorativa. Per cui allora, si accelera il rientro e quando rientra quel bambino è un veicolo infettante, quindi ritorna a scuola e se non era nessuno ammalato probabilmente lui ne farà ammalare. Quindi 3-4, facciamo quindi grande attenzione, diamoci una regolata perché poi magari esponiamo altri a rischio. Dottore, però una cosa ecco, mi preme dire che è molto interessante, il medico per eccellenza Ippocrate, già dal V secolo avanti Cristo, aveva già riconosciuto la malattia stagionale. Già Ippocrate stesso chiariva nei suoi scritti che nel periodo di cambio di stagione ci si ammala, una malattia che lui non sapeva dire qual era, ma aveva riconosciuto che c'era questa malattia. Annuisce anche il dottor Ibba, perché è curiosa questa cosa, perché sì, anche il passaggio, il cambio di stagione magari verso l'autunno, quando fa più freddo, però questa cosa della malinconia, di questi effetti contraccolpi psicologici, arriva con la primavera, quando teoricamente uno dovrebbe essere più felice, c'è la luce, ci sono i fiori. Come mai? Allora, questo aspetto noi lo mettiamo molto in evidenza perché lo notiamo proprio in corrispondenza del cambio di stagione. Anche se però possiamo anche notare dei cambiamenti d'umore nel corso di tutto l'anno. Però nel cambiamento di stagione ci facciamo più caso, però proprio perché partiamo dal presupposto che la primavera dovrebbe portare teoricamente entusiasmo, felicità, gioia, voglia di vivere, eccetera, eccetera. Appena qualcuno comincia a notare dentro se stesso che non è proprio così entusiasta, magari per fattori del tutto, diciamo, imponderabili, legati così al corso della vita, comincia a preoccuparsi e a dirsi ma allora c'è qualcosa che non va in me, perché dovrei essere felice oppure dovrei essere entusiasta mentre non lo sono. Interessante. E allora questo aspetto può creare in determinati casi anche un circolo vizioso. Per un po' come la sindrome del Capodanno, la notte di Capodanno, esatto. Dovrei essere felice, non lo sono, quindi c'è qualcosa in me che non va. E quindi questa potrebbe essere, diciamo, una trappola mentale tipica, insomma, in cui è facile incorrere, chiunque può incorrere. Ma c'è anche una motivazione che ha a che fare magari con il nostro cervello, con i neuroni, certamente, con il fatto che effettivamente, come diceva il dottor Di Folco, c'è più luce, la giornata si allunga, sì. Quindi si era abituato a rintanarmi, adesso invece diciamo no. Che l'organismo nel suo complesso è sottoposto ad uno sforzo di adattamento, ad cambiamento climatico, cambiamento di luce diurna, di temperatura e così via. Non ultimo anche gli aspetti di natura ormonale che chiaramente incidono su questo cambiamento. E tutto questo comporta inevitabilmente anche una certa quota di stress. Guidi, qui adesso tutto il pubblico sta attento se lo segna quello che lei dice. Succede sempre. Infatti è abituato. Fuori da qui, fuori dello studio, c'è un sole veramente meraviglioso, una luce stupenda, un cielo azzurro. Questo tempo così, con questa luce, questo sole, intanto nella capitale, ce lo portiamo avanti? Ce lo portiamo avanti domani e dopodomani in parte e poi ricomincia la primavera. Che significa instabilità? Significa che può essere, anzi sarà certamente più instabile già a partire da domenica sera, ma anche lunedì e martedì. La primavera è d'altronde... come l'autunno, come stagione di transizione, è questo. Aprile non ti scoprire, diceva nonna. Per esempio. Infatti a me vengono sempre in mente questo genere di cose.
al di là del fatto che magari dovrei avere un'accezione un po' più scientifica nella fattispecie, nel fare le previsioni c'è, però spesso e volentieri mi vengono rivolte delle domande che non tengono conto di questi fattori che sono ancestrali e dei quali invece se ne tenesse conto ci stupiremmo molto meno di quello che succede. Guardando, parliamo dopo delle previsioni, insomma, so che voi non volete guardare troppo in là, siete molto precisi in questo con l'aeronautica militare. Però guardando, dopo faremo quelle previsioni, guardando a tutto il resto dell'Italia, siccome lei, quando io dicevo che qui è bello e di là fa freddo, lei scuoteva la testa, qual è la situazione attuale in Italia? Ottima. Da nord a tutto, sì, non c'è un pezzo di paese che... No, oggi in particolare va bene quasi ovunque, dopo la pioggia di ieri, peraltro anche copiosa, abbiamo avuto i primi temporali da calore ieri, che sono anche quelli tipici della stagione calda che arriva. Oggi il tempo è migliorato, c'è un po' di vento al sud, sì, ma è il vento benevolo, se vogliamo, dell'aumento della pressione atmosferica, che è poi quella che porta alla stabilità. Oggi in Italia il tempo è buono, direi che non ci possiamo proprio lamentare. Splendido. Stefania Santoro, allora, in attesa poi di capire, guardando un po' oltre, tentiamo di estorcere in qualche modo al nostro Guidi qualche previsione più a lungo raggio. Ci sono state dette delle cose interessanti. Intanto arriviamo in questo periodo dell'anno già un po' stanchi, perché sì, abbiamo Merano sulle spalle. Poi è un momento di stress, diceva il dottor Di Folco, in generale, in cui anche il sistema immunitario un po' risente. Ci diceva lo psicologo che c'è anche quella malinconia, quel non sentirsi pienamente soddisfatti quando dovremmo esserlo. Poi ci dice esattamente come, ci darà dei consigli. Sì. Intanto ci dice se, ricorrendo alla natura, possiamo trovare qualcosa che ci aiuta sotto tutti questi profili? Lo possiamo trovare sotto forma di integratore, lo possiamo trovare anche sotto forma semplicemente di pianta, quindi magari facendoci una tisana. L'importante, come ci insegnava Ippocrate, è essere regolari, cioè avere una costanza. In natura, la natura ci richiede questo, la costanza di fare, di ripetere appunto... Io li chiamo alcuni riti, però appunto poi chi sceglie il compressaggio, chi sceglie le gocce, chi sceglie la tisana, i rimedi ci Cos'è sono. Cos'è il compressaggio? E sono le compresse, quindi l'assunzione regolare, quotidiana di alcune compresse, perché altrimenti non ce la si fa. Ecco, bisogna essere regolari, se si comincia si deve finire un ciclo. Esatto, esattamente. Poi ogni ciclo sarà diverso, vedremo i casi differenti. Dottor Di Folco, è presto in questo momento dell'anno di primi cambiamenti cominciare già un po' a rivoluzionare le nostre abitudini a tavola? Lo dico anche per le persone che sono un po' più avanti negli anni, cioè cambiare anche l'alimentazione. Allora, no. O ci prepariamo meglio? No, ci dobbiamo non solo preparare, ma ci dobbiamo predisporre ad utilizzare ciò che ci può essere d'aiuto. Uno dei problemi principali, che anche la dottoressa sicuramente saprà, sono i radicali liberi con cui combattiamo e che devono essere naturalmente combattuti, ma non sempre ce la facciamo. E il termine che già ho sentito sono ricorrere... Sono quelli che ci logorano gli organi, stress, che ci fanno invecchiare. Lo stress incide tantissimo in questo accumulo dei radicali liberi, quindi noi dobbiamo utilizzare tutto ciò che è possibile, i cosiddetti, per esempio, flavonoidi, che ci possono essere d'aiuto per combattere i radicali liberi. Dove ritroviamo i flavonoidi? Li troviamo, per esempio, nella frutta fresca, lo troviamo nella verdura fresca e nelle cose molto colorate. Assolutamente. Quindi ecco, c'è una bellissima figura, vedo già il colore lo dà in sottofondo, ma gli elementi di questo periodo, ad esempio le fragole, io lo dico sempre, hanno una marea di contenuti, oltre al complesso vitaminico, ma le fragole contengono l'acido acetilsalicilico, che è un antinfiammatorio. Quindi un'assunzione di fragole, che chiaramente provengono da una coltivazione sicura, non da una coltivazione con prodotti additivati che possono... Quindi stiamo attenti alle etichette. Stiamo attenti a ciò che compriamo. Perché ricordiamo sempre, io questo da consumerista lo dico sempre, quando acquistiamo prodotti che vengono da lontano, da un estero non così controllato, non sempre sono prodotti validi, perché sono prodotti in zone dove ancora sono ammessi prodotti che in Italia sono vietati da tantissimi anni. Le fragole, diciamo, ci le regoliamo, fragole, cerchiamo se, hanno, di, se vengono dall'Italia, quelle di serra oramai italiane si possono non necessariamente bio, perché in Italia abbiamo tantissimi difetti, ma c'è un controllo del cibo assolutamente molto molto elevato, quindi la filiera italiana per fortuna ci permette di poter disporre di un cibo molto 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 controllato. Allora, quindi, quando andiamo ad utilizzare dei prodotti alimentari che una piccola mano o perlomeno un supporto ce lo danno, questo ci fa senz'altro bene. Le melanzane, comincia a essere il periodo, che sono anche viola, non solo sono viola, ma ci aiutano tantissimo proprio a combattere questi malanni di stagione. Quindi utilizziamo tutti quelli che sono i prodotti molto colorati, i peperoni, le melanzane,
melanzane, i ribes, sono prodotti che ci possono dare aiuto. Quindi al mattino anche una colazione con i frutti, mirtilli e quant'altro, ci può essere d'aiuto per darci quel minimo in più di aiuto per evitare di andare down, come si suol dire. Abbiamo già dato degli utili suggerimenti pratici, io domani rivoluziono la colazione. Santoro, ecco, veniamo un po' a alcuni accorgimenti riferiti per il nostro stato mentale, perché una cosa che non abbiamo detto, l'abbiamo fatto intuire, che sì, con il cambio, no, c'è più luce, sì, si va a letto magari un po' più tardi, una delle prime cose che ne risente è il sonno, la qualità sì, del sonno. Come possiamo aiutarci con i rimedi naturali? Allora, con i rimedi naturali appunto si parte sicuramente magari dall'alimentazione, quindi alla sera cercare di mangiare ad esempio della pasta, perché è ricca di triptofano e quella ci può rilassare, e quindi già iniziando da questo, se non stiamo facendo una dieta ovviamente. E i latticini, il latte? Allora, i latticini io tendo a suggerire di toglierli il più spesso possibile, ma perché? Perché dai 3 anni in poi non abbiamo più l'enzima, che è la lattansi, per digerire, quindi c'ha fatica la digestione e questo ci può dare dei risvegli. Povero, il latticino in sé non è comunque la causa del nostro sonno poco ristoratore. Però quello fa famoso bicchiere di latte caldo con il miele, dobbiamo E quello, allora, o fine 3-4 anni, o quando arriviamo in un'età un po' più age, che ritorna questo famoso enzima, perché anche il latte, come la pasta, ad esempio, è ricco di triptofano. Magari possiamo cercare anche di evitare quei frutti meravigliosi, ecco, ricchi anche di vitamina C. La vitamina C è un antiossidante, un tonico, magari li assumeremo la mattina e non alla Quindi sera. Quindi non la sera, non la vitamina C evitiamola la sera. Esattamente. Un rimedio naturale, poi torniamo a parlare, che vorrei coinvolgere sì, anche la Midulla che ci ha ascoltato fin qui con sì, grande pazienza, per avere un sonno lungo, ininterrotto, che vada bene per grandi e piccini. Allora possiamo utilizzare della melissa, del tiglio, anche della passiflora, sono delle piante ipnoinducenti, rilassanti, sedative e che non hanno controindicazioni. Sotto che forma? Ecco. Anche lì diciamo la forma che più ci piace, una tisana, delle compresse, delle comode gocce, anche gocce che possiamo poi inserire in una tisana. Quindi diciamo che il metodo di assunzione è sicuramente il metodo che più ci confà e che più ci farà bene. Ecco. Perfetto. Allora, Maria Grazia Midulla, è abbastanza assodato che c'è un legame molto forte tra i cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche e il nostro stato di salute. A proposito di cambiamenti climatici, abbiamo avuto quelle che noi qui in studio abbiamo chiamato anomalie, qualcuno dei nostri meteorologi questo termine non l'ha accettato del tutto, però insomma, mentre noi avevamo per esempio Burian, non ricordo mai. Ammesso che si voglia necessariamente dire che lo L'abbiamo avuto, così? Si chiama Buran. Buran, ecco, noi abbiamo avuto Buran, meno male che c'è lei qui a correggerci. Poi però il resto dell'Europa, del mondo, succedevano cose strane. Ma in effetti molto spesso noi diciamo prendiamo in esame il tempo meteorologico e lo confondiamo con il clima. Devo dire che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sempre di più attribuisce alcuni singoli fenomeni anche alla tendenza generale. Le due cose non sono la stessa cosa, insomma, il meteo e il clima. E, effettivamente c'è stato quello che da altri anni si è verificato, cioè un'ondata di calore in Artico che ha spostato quello che si chiama il vortice polare verso le latitudini inferiori, e quindi si è verificato più volte negli Stati Uniti negli anni passati, tant'è che Scientific American ogni anno riproduce lo stesso articolo per dire guardate, ve l'abbiamo spiegato, ma adesso ve lo rispieghiamo, e quest'anno è andata anche un po' verso l'Europa. In realtà la cosa che ci dovrebbe insomma un po' preoccupare è il caldo estremo in Artico. Abbiamo raggiunto dei livelli di fusione del ghiaccio che non avevamo visto prima. Abbiamo visto delle immagini che ci hanno allarmati un po' tutti. Abbiamo visto delle temperature protratte che hanno raggiunto addirittura il più 35 gradi in Siberia, e quindi insomma più 35 gradi non vuol dire che ha fatto 35 gradi, se è chiaro. Questo. Però ecco, questi sono sicuramente dei sintomi preoccupanti, e di sintomi preoccupanti ce ne sono tanti.
se mi permette, sì, perché poi ci torniamo su questo. Rispetto, no, adesso per parlare anche di natura, sì. È vero che diciamo così, la natura, la primavera può creare dei problemi, perché noi siamo esposti a questa luce, dovremmo sentirci più felici e non siamo felici. Però l'invito da parte di una persona del WWF è: andate in natura, andate, certo, a guardare questa natura. Perché poi natura, la luce ci fa bene, di fulto. Se noi prendiamo luce, ci fa bene al cervello, chiede a tutti e due medici. La luce fa benissimo. Esponiamoci alla luce. La luce fa benissimo, sembra che uno degli elementi che determina queste problematiche è la quantità di melatonina presente nel nostro organismo, perché contrariamente a quanto si immagina, non è che più melatonina abbiamo più stiamo meglio. Dobbiamo avere la giusta melatonina, tant'è vero che le persone psichiatriche, proprio quelle che hanno eccessi nel comportamento, hanno un eccesso di melatonina. Ma come si fa? Si fanno delle analisi? Si possono fare delle analisi, mentre invece le persone che sono prevalentemente depresse hanno una carenza di melatonina. Quindi l'aggiustamento della melatonina può in qualche modo contribuire a rendere più tranquille le persone e renderle più soddisfatte, perché non sono così tante le persone che stanno male, è previsto che siano un 1-2%, che comunque non è poco. Allora, se sei tu tra quelli, insomma, e queste persone però ciclicamente stanno male. Oltretutto, quelle che invece normalmente stanno male tutto l'anno tendono ad aggravare sensibilmente il proprio problema. Domanda secca, possiamo integrarla alla melatonina? Sì, assolutamente, ma non in maniera eccessiva. Non è, ecco, come ho detto prima, aggiungerne di più che fa meglio, anzi potremmo fare peggio. E poi alcune volte, dottore, è d'accordo, sì, che insomma, se ci esponiamo alla luce, sì, questo mal di stagione lo possiamo tenere sotto controllo? Senz'altro il ruolo della melatonina nella regolazione dell'umore è fondamentale. Però non limiterei tutto esclusivamente a questo, perché dall'ottica psicologica non c'è nulla di scontato, nel senso che lo stesso stimolo nei confronti di persone diverse può dar luogo a delle reazioni diverse. Quindi dobbiamo stare attenti, affidarci anche ai nostri medici se c'è qualche anomalia. Possiamo però nello stesso tempo dire che un'esposizione prolungata alla luce solare senz'altro migliora il tono dell'umore, questo è assolutamente assodato. E approfittiamo in questa alla luce solare e al verde, perché ho qui uno studio di The Lancet, che è una prestigiosissima rivista medica, che dice che su 100.000 persone, quindi non su un piccolo taglio, esatto, e che dimostra che vedere il verde aiuta nella depressione, cioè nei disordini della depressione. Del colore ci rasserena. No, ma nella depressione quella grave, sì, quindi sì, figuriamoci sì, in quella non andiamo grave. Fuori anche. Tant'è certo che ci sono delle pratiche terapeutiche che sono state sviluppate di recente, che espongono il paziente depresso a una luce artificiale molto intensa per un certo periodo di tempo al giorno. E questo progressivamente dà luogo a dei cambiamenti anche in positivo dell'umore. Che bello, quindi noi comunque possiamo attingere, diciamo, a quello che abbiamo naturalmente, uscire, camminare, certamente, andare al verde, magari noi in studio possiamo cambiare anche i colori stagionalmente, chi lo sa qua dietro, ma i nostri telespettatori saranno pieni di domande, quindi io li consegno tutti a Simone. Aggiungiamo subito, amici di Siamo Noi, anche dalle vostre parti è arrivata la bella stagione, su di voi la primavera ha qualche effetto positivo? Fatecelo sapere e se è così diteci un po' come riuscite a ricaricarvi. Il nostro numero ormai lo conoscete, 822 88 96, lasciateci un messaggio in segreteria oppure una mail a siamonoi@tv2000.it, scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook oppure un tweet a @siamonoitv2000 e seguiteci anche da cellulare e tablet scaricando la nostra applicazione. Aspettiamo. Grazie Simone. Dottor Iba, capita, sì, che questi malessere di stagione, questo stato un po' di piccola depressione, diciamo, di malinconia, colpiscano le persone che sono un po' più avanti negli anni, anziane, magari persone che devono prendere tante medicine, che hanno delle difficoltà anche nel camminare. Che consigli, suggerimenti, che tipo di sostegno possiamo dar loro? Allora, è indubbio che le persone che sono più avanti con l'età fanno uno sforzo maggiore di adattamento, sia a livello di organismo, che non funziona esattamente come a 20 anni o a 30 anni, anche dal punto di vista psicologico, ecco, perché il soggetto anziano è più ancorato, per così dire, dalle abitudini, a delle rituali anche che gli compie, al proprio ambiente, quindi il cambiamento di stagione lo costringe in un certo senso anche a dover riadattare le proprie abitudini in funzione di questo.
anche, non ultimo, anche aggiungerei l'elemento del cambio di orario, no? Certo. L'ora legale. Quindi, l'abitudine. Indubbiamente, il soggetto anziano fa più fatica. E quindi questa, diciamo, maggiore sforzo può produrre anche delle reazioni. Ecco, ma che come lo aiutiamo? Lo possiamo aiutare intanto assecondando questo cambiamento, cioè cercando di fare in modo di, che questo cambiamento non sia obbligatorio, ma che ci sia un lento adattamento progressivo, senza forzature, senza cercare di trovare a tutti i costi subito dei rimedi. Con la gradualità, anche esatto, qui con la gradualità. Con gradualità e con senta, pazienza. Dottore, aiuta anche come rimedio, e questo non lo dico solo alle persone anziane, ma a tutti noi, la socialità, essere più attivi, perfino il volontariato, mi faccio dire. Assolutamente sì. È un aspetto, questo, molto importante della fisiologia e della psicologia dell'anziano, perché l'anziano tende, diciamo, a ritirarsi un po' su se stesso, a frequentare sempre le stesse persone, e se è solo tende a non contrarre nuove amicizie. E questo isolamento naturalmente porta ad uno stato anche di depressione, che è accompagnato naturalmente anche dal... Le è mai capitato di prescrivere quasi come una cura a un suo paziente più anziano, vada fuori e dia una mano agli altri? Sì, mi è capitato di, più che di dare una mano agli altri, di intrattenere relazioni sociali dentro i contesti adeguati, come per esempio può essere un centro anziani, come può essere la parrocchia, come può essere la sezione di partito, qualunque... Perché capita che uno poi perde i compagni di una vita, man mano che va avanti, si trova da solo, e questo è triste e difficile per tutti. Senta, Santoro, prima abbiamo parlato di che cosa prendiamo, possiamo prendere per far fronte alle difficoltà magari di addormentamento, sì, per avere un sonno sì piacevole. Per sostenerci quando ci viene un po' di malinconia, siamo soggetti a sbalzi d'umore, diventiamo, alterniamo, insomma, aggressività... Allora, che mi vengono consiglia in mente sicuramente due prodotti. Allora, uno è l'eleuterococco, è una pianta meravigliosa che ci aiuta dal punto di vista psicofisico, quindi ci dà una mano sia magari a togliere quella stanchezza mattutina, ma anche sull'umore, ci dà una bella sferzata di energia. Prendiamolo come? Ci dica sempre più o meno come. E questo vi dico sempre, si può prendere in compresse, in gocce lo amo di meno perché credo abbia un po' meno di efficacia, o anche stick bevibili, comodissimi, che possiamo anche portare in borsa, quindi lì ci muoviamo ancora più facilmente. E poi mi viene in mente comunque il magnesio, che trovo sia comunque una grande panacea. Noi lo amiamo il magnesio, perché, qui sì, dentro, con tutta la relazione, sì, l'autrice... Perché appunto modula l'umore, può anche prevenire l'eccitabilità neuronale, quindi magari per quelle persone che soffrono di tensioni sia muscolari ma sia anche di mal di testa, può quindi dare, anche per esempio chi nella notte aiuto tende il bruxismo a tenere perché i denti, no, di legna, può perché aiutare? No, assolutamente. E poi in tutte quelle fasce, soprattutto diciamo per noi donne, ma anche per gli uomini, però per le donne, in quei momenti di preciclo poi legati appunto alla primavera, quindi un momento magari un po' più... Come lo prendiamo? In polvere? In polvere, lo possiamo prendere in fiale, esiste in compresse, magari dobbiamo stare un po' più attenti ai milligrammi, nel senso non andare sotto, per noi adulti, non andare sotto i 350-400 milligrammi al giorno, perché altrimenti potrebbe essere poco, ma anche per gli adolescenti va benissimo. Va bene anche per gli adolescenti? Sì, magari ecco, alla metà dei milligrammi. Un buon consiglio, un buon consiglio. Abbiamo detto quindi, insomma, per il sonno, abbiamo detto per gli sbalzi d'umore, abbiamo detto la stanchezza, per il fisico. Fisico, quando proprio per esempio siamo abituati a fare degli sforzi che invece ora ci tornano proprio difficili, cioè ci vogliamo... L'eterococco basta o possiamo introdurre qualcos'altro? Prima può andare l'eterococco, può andare la papaya ad esempio, un altro antiossidante che lavora pure sul sistema immunitario, ma in questo momento se vogliamo riprendere un po' proprio di forza fisica, anche la papaya è un ottimo aiuto. Ci sono dei rimedi che poi vanno bene, veramente sono trasversali, dai bambini alle persone adulte, agli anziani, uomini, donne che sia, e come il polline, come la pappa reale, quindi quei rimedi che provengono dalle api. In realtà il polline viene lavorato dalle api, non è che proviene proprio da loro, ma c'è una ricchezza lì di aminoacidi, quindi di proteine, di minerali, di vitamine, che proprio, anche proprio fisicamente riusciamo a sentire. Ci ha dato tanti tanti utili consigli. Dottor Di Folco, io sono curiosa di capire, ma è vero che in questo periodo ci sono proprio delle recrudescenze, torna la varicella, il morbillo? Sì,
perché in questo periodo si abbassano le difese immunitarie e quindi l'abbassamento delle difese immunitarie determina la maggiore possibilità di ammalarsi con malattie virali. E questo accade, specialmente sulle malattie. Ma la varicella proprio? La varicella, sì, la varicella e il morbillo, assolutamente sì. E come ho detto prima, questo accade proprio perché l'acquisizione della malattia avviene in ambienti promiscui, quindi avviene a scuola, avviene all'asilo, avviene in ambienti dove c'è tanta gente, dove è facilmente, non solo è facilmente contagiabile, ma proprio in virtù del fatto che si sta molto vicini, che si sta in ambienti chiusi, tutto questo proprio amplifica la possibilità di contagiarsi. Ma c'è una cosa in più che volevo dire. Abbiamo parlato dei bambini, abbiamo parlato degli anziani che sono i soggetti più esposti a questa malattia di stagione, ma non dimentichiamo i soggetti stressati. Sono quelli tutti che noi. Maggiormente, proprio perché è lo stile di vita proprio, ma uno studio recente ha dimostrato una cosa molto interessante. Ha dimostrato che nei cambi di stagione ci si ammala più facilmente perché ognuno di noi si pone degli obiettivi. Ad aprile, a primavera devo fare questa determinata cosa, oppure ci sono proprio dei punti ciclici, quindi aggiungiamo un carico al carico che abbiamo sulle spalle, in cui uno si predispone di voler fare quelle cose. Quando arriva nel cambio di stagione ciò non l'ha fatto e ha proprio la consapevolezza che non solo non l'ha fatto ma che quasi sicuramente non riuscirà a farlo, questo determina un ulteriore stress fondamentale per abbassare ulteriormente le proprie difese e questo è un guai. Folco, per interrompo perché alla fine siamo prigionieri della nostra psiche. Il consiglio che voglio dare è questo: non poniamoci assolutamente dei blocchi degli obiettivi che dobbiamo per forza raggiungere, viviamo la vita più tranquillamente perché questo ci abbassa le difese. Aggiungo, dottor, viviamo giorno per giorno. Esatto, carpe diem, assolutamente. Questo è nel senso momento per del momento. Termine. Sì, sì, sì. Midulla. Sì, no, aggiungo. Questo aspetto è un ottimo antidoto, diciamo, alla depressione e ai cambiamenti d'umore improvviso, cioè quando ci si sofferma di più su ciò che sto vivendo in questo momento, cioè quindi vivere il momento presente, questo conferisce alla persona una maggior forza anche di resistere alle preoccupazioni che potrebbero invece in qualche modo inficiare il proprio umore, cioè cambiare il proprio umore, perché molto spesso noi attraverso la mente ci proiettiamo verso un futuro che non è sempre così roseo, no? Molto spesso lo dipingiamo a tinte fosche e questo provoca in noi chiaramente delle reazioni anche di ansia, di stress, preoccupazione. È importante quello che ci avete detto, perché noi viviamo spesso con l'ansia d'anticipazione che succederà domani, dopodomani, cosa farò lì, come risolverò, e poi insomma poi scopriamo quando ci siamo che è più semplice. E nello stesso tempo possiamo essere prigionieri, tra virgolette, dei ricordi, quindi portare la nostra mente invece nel passato. Per cui la metafora della macchina del tempo della nostra mente, secondo me, calza perfettamente. Invece vivere il momento presente è una modalità appunto di sperimentare direttamente le sensazioni e che la vita ci propone. Viviamo il momento presente, vestiti a strati, abbiamo preso l'eutrococco, camminiamo nel verde, siamo sotto il sole, insomma così. Sì, Midulla, io torno a lei. Però pensiamo anche un po' al futuro. Pensiamo al futuro, pensiamo agli altri, abbiamo anche detto, prendiamoci cura anche degli altri, anche delle relazioni. A proposito di futuro, lei torna da una città che è una città meravigliosa, Città del Capo, dove si sta vivendo una vera e propria emergenza. Tra poco i rubinetti sono praticamente spenti. Sì, mentre ero lì ci sono state delle piogge che hanno permesso di portare un po' più là il termine. Ma che sta succedendo? Ci ricordo. Allora, non piove da tanto tempo. Naturalmente la siccità non vuol dire assenza totale di pioggia. Ci sono delle piogge, ma piove di meno di quello che è necessario. I bacini idrici si stanno asciugando. E già è razionata l'acqua, cioè nel senso che si invita la popolazione a non usare più di 50 litri di acqua al giorno, che è pochissimo. Insomma, poca. Infatti una doccia dovrebbe durare 90 secondi e altre cose di questo genere. Dopodiché quello che succederà quando si dovranno chiudere i rubinetti è che si chiude tutta l'acqua corrente per 4 milioni e mezzo di persone.
e si prendono circa 200, ma un po' di meno, di punti di distribuzione, verranno distribuiti 25 litri di acqua al giorno. Sarà dura, sarà durissima. Noi sappiamo, ci viene ricordato spesso, che insomma le guerre presenti e quelle future saranno guerre per l'acqua, ma lo stato di Città del Capo, nella apparentemente lontana Sudafrica, ci dice qualcosa della direzione che stiamo imboccando? Ma sì, noi a Roma l'anno scorso abbiamo rischiato di, non dico questo, ma comunque un razionamento l'abbiamo rischiato anche noi. E le siccità, vedevo proprio i dati dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, sono in tutto il pianeta, soprattutto in zone che noi non frequentiamo, accavallano. Attualmente in Somalia c'è una siccità che riguarda quasi 1 milione di persone. Poi naturalmente ce ne accorgiamo dopo, anzi non ce ne accorgiamo, quando diciamo si creano delle condizioni che aumentano le condizioni perché scoppi la guerra in Siria, perché voi sapete che la guerra in Siria ha avuto chiaramente poi dopo le persone si spostano, perché poi la siccità vuol dire anche impossibilità di vivere, quindi le persone sono costrette a spostarsi. Insomma, ricordiamoci che la questione è urgente e pressante, ci dice la Midulla, un po' di strada è stata fatta, però no, ma soprattutto noi dobbiamo appunto affrontarlo non pensando ai guai futuri, ma pensando a come vogliamo il mondo futuro. Noi oggi le Nazioni Unite hanno varato degli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono nati da un documento che si chiama Il mondo che vorremmo. E nel mondo che vorremmo dobbiamo tener conto di tutti gli elementi e poi ognuno di noi fare la sua parte in tutte le sue varie vesti, da quando fa il consumatore, ecco, a quando ma tirato la volata al nostro, siamo proprio in chiusura, poi ovviamente io la devo rinterpellare, Guidi. Dottore, adesso in qualità di consumerista, noi possiamo votare col portafoglio, possiamo cominciare a invertire il senso di marcia? Beh, credo proprio di sì. Mi allaccio immediatamente al problema dell'acqua. Il diktat che va dato proprio per pensare al futuro è di non fare la doccia aprendo l'acqua e lasciando correre l'acqua per tutto il tempo. È semplicissimo, uno apre la doccia, si bagna, chiude l'acqua, si insapona, riapre l'acqua e si sciacqua. Ha consumato un decimo di quello che avrebbe consumato lasciando correre l'acqua così inutilmente, perché uno non ci pensa, ma in effetti non è che l'acqua viene ad libitum, viene perché viene da un bacino. Il bacino ha un suo quantitativo di acqua. Quest'anno abbiamo avuto il problema, noi che da Roma ci riforniamo dal lago di Bracciano, il lago di Bracciano credo che ancora non abbia raggiunto, malgrado tutto l'inverno piovoso, non ha ancora raggiunto i livelli che erano prima di iniziare il problema della siccità. Ce lo ricordiamo bene, possiamo veramente fare la differenza. Tenente Guidi, lo so che questa domanda non le piace, però c'è tutta la redazione che la chiede e in testa c'è l'autrice che è dietro le telecamere. Possiamo azzardare, lo so che non si può prevedere che estate avremo, una tendenza? Perché girano già delle voci, magari sono fake news, che avremo pioggia e meno caldo. Il meno caldo ci fa piacere, la pioggia non lo so. Guardi, non è cattiveria. Non ce lo vuole dire? No, qualcosa no. Ci dica. Allora, più o meno, anzi, abbiamo sentito delle opinioni ad elevato fondamento scientifico. La previsione stagionale ad oggi, tecnicamente, non ha fondamento scientifico. Quindi quello che leggiamo, niente. Quindi quello che leggiamo è qualcosa che probabilmente ci potrebbe conciliare il sonno. È un aspettativo che quello che leggiamo. Metterci di buono, insomma, o di cattivo umore. Leggiamo quello che vogliamo leggere, diciamo. Esattamente. Io piuttosto, visto che lanciarsi in voli pindarici previsionali a lungo termine non è scientificamente possibile oggi, e visto che abbiamo sentito tanti comportamenti che sono poi quelli anche soprattutto del buon senso, proprio in chiusura, inviterei al buon senso a smettere di stupirsi di cose che conosciamo a menadito. Io non lo so se le conosciamo a menadito esattamente. Le dico una velocissima. Prima mi ha parlato del Buran. Il nostro emisfero si chiama Boreale, il vento di Trieste si chiama Bora, il maltempo lo chiamiamo Buriana, perché conosciamo queste cose da secoli, però abbiamo scoperto dai giornali un mese fa che il Buran è una novità. Ah beh, certo, qui il sensazionalismo. Non mi sembra proprio il caso. Però diciamo sui cambiamenti climatici, secondo me la piena consapevolezza è ben lontana dall'essere giunta. I prossimi 3 giorni, previsioni? I prossimi 3 giorni, nel senso che oggi è andata, buono, domani anche,
Domenica si guasta un po' nella nord, seconda parte del giorno, domani è buono, dovunque si voglia andare. Tutti. Domenica seconda parte del giorno arrivano nuove nubi tra nord-ovest, Sardegna e regioni tirreniche, okay. La pioggia arriva nel pomeriggio sera e lunedì passa un sistema nuvoloso soprattutto al centro-nord, nessuna pioggia particolarmente significativa, però certamente un tipo di tempo diverso. Al sud farà abbastanza caldo, si starà bene. Io la ringrazio per la velocità, quindi il nostro Massimiliano si può godere questo weekend per tornare poi in forza qui lunedì. Grazie a tutti i nostri ospiti e noi appunto torniamo lunedì alle 13.50.